Oh no! Ora ci sente, siamo nella di Karen? Oddio, ciao Karen! Questa cosa, mi piace pensare questa cosa per sempre. Attiva okay. Il microfono, aspettate, attivo il microfono su Camify al volo e vediamo se ci siamo da Karen. Ma ciao Karen! Ciao, ah scusami. Pensa a lei che sta giocando a caso con magari c'ha OBS aperto per sbaglio perché deve iniziare l'altra un po'. Sente le urla. Farebbe sempre ridere. Allora, io non ho mai giocato in tutta la mia vita a 60 Seconds, ho solo visto molti gameplay di Stepney. Queste sono le mie conoscenze, ragazzi. Quindi voi mi dovrete guidare in quello che è il mio lavoro. Parla per i cazzi suoi. Quando vuoi, tranquilla. Quando vuoi, voi mi dovrete guidare in quello che è il mio lavoro. Totta, ti sei mutata. Non abbiamo sentito una parola, ti sei mutata completamente. Ok, ho ripetuto la frase. Voi mi dovete guidare in quello che è il mio lavoro. Perché io non so. Quindi hai detto solo questa frase in 20 minuti? Sì. Cioè, comunque c'è Edoardo in chat. Ciao Edoardo. Non accettiamo richieste su Steam. No, è la richiesta di conoscenza. Amici occasionali. Sì. Trombamici. Scusate, mi piace che ogni cosa che tocco si apre una roba diversa e simpatica. Allora, vediamo i controlli. Ok, noi non sentiamo l'audio, però vabbè, tanto sarebbe solo musichetta, quindi... Sì, wow, molto interessanti. Se vuoi te la faccio io, Leo. Non è quella la musichetta di 60 Seconds. La senti? Non lo sai. Non lo sai. Te ne faccio un'altra. La vera musica... Aspetta, Ah, cazzo, però non so come metterla in live. Ok, nuova partita? Beh, sì. Nuova partita. Sì, però mi dovete dire voi, quindi non mi volete preparare psicologicamente a qualcosa? No, blind run. No, blind era run. Blind, via. Ok. Sì, sì. Wow, molto blind questa run, neanche sappiamo sceglierla. Apocalisse. Apocalisse, vai. Sì, è quella. Okay, sì, è questa. Sì. Little boy. Dai, è la prima volta. Allora, è la prima volta e do una singola mano. Ma tanto, cioè, a parte per l'inizio, poi ti basterà solo una mano. Ah, Totta si identifica nella femmina. Nel Dolores. Radio. Ok. Oh, merda. Che devo fare? Prendi le cose! Prendi allora le cose! Il timer a destra. Adesso guardati casa, devi guardare tutto quanto. Quando quel timer schiocca... Hai 60 secondi per portare tutto nel bunkerino, che è giù in fondo là, lo vedi in fondo a questo corridoio? L'altro fondo. L'altro fondo. Questo è un bagno. Qui c'è un bunkerino. Ok, devi portare la roba nel bunker, porta la roba nel bunker, Totta! Merda, mi sono incastrata! Prendi la roba, afferrala, porta la roba nel bunker, porta la roba, prendi, ok, hai l'inventario pieno, vai nel bunker! Hai l'inventario pieno, okay, portala, vai, corri nel bunker! Porta la roba nel bunker! Dio santo! Mettila dentro! Ok, prendi altre cose! Ok. Prendi! Prendi i membri della tua famiglia, Totta! Ma in che senso i membri della mia famiglia? No. Quella è tua figlia! Non ho spazio per mia figlia! È troppo grassa! Prendi tua figlia! Sta finendo sia metà del tempo, Totta! Veloce! Prendi gli altri membri! Membri. Cerca tuo marito! Ok, quello è tuo marito, prendilo! Ok, Dio santo. Hai 15 secondi, Totta, 15 secondi. Oh mio Dio. Veloce, devi andare lì. Devi dov'è andare dov'è il figlio? Dov'è il figlio? Merda, L'hai guardato. L'hai visto. 5 secondi. Abbandonalo. Stai per esplodere. Stai per esplodere. È morta. Wow. Hai perso. Ti piace come gioco? E cos'è? Ho già perso. Sì. Perché devi stare sul bunker prima che quando c'è il tempo che finisce. L'ho speedrunnato, ragazzi. Ah no! Ah, perché c'è Ted. Cioè, okay. Il tuo personaggio è morto, ma loro sono sopravvissuti. Ok. I tuoi fan ti chiamano. Ah no, siete morti. Fine. Siete morti. Ma okay, perché? Assoluto. Scusa. Perché non c'eri tu? Unlucky. Giorni di sopravvivenza 1. Fatemi zero. Sistemare il mio gesso. Millisecondi di sopravvivenza. Neanche zero. Ok, riproviamoci. Ci sono. Hai capito adesso com'è il funzionamento e tutto quanto? Sì, ci sono di più. Gli altri non sanno come cucinare, quindi poi muoiono di conseguenza, essendo che la femmina è morta. Comprensibile, allora, quindi. Di qua
c'è la donna. La figlia. La femmina. Lei è tipo la cosa più inutile del gioco. Sì, condivido. Ok, qua c'è il ragazzino. Dov'è il padre? Qualche parte. Ha detto che è riuscito a prendere il latte e torna subito. Eccolo lì, dietro. L'unica stanza che ti manca. Ok. Occhio che la figlia dove prende cazzo? Tre spazi, mi sa. Arca madosca! Totta, tutto bene. Ok, ok, madre dell'anno, salva solo il figlio. Prendi provviste, prendi cose! Prendi la torcia che è lì di fianco. Ok, un lucchetto, va bene. Mamma, ho fame, vai. Prendi questo lucchetto. Prendi il padre e magari del qualcosa. No, la valigia è grossa. No, è troppo grossa. Dì, hai carte da gioco, vai. Vai, hai tutti i membri. Ora prendi acqua, cibo e robe utili. Vai, Totta, vai che ce l'hai. Una armonica, ok. Un'armonica bocca, sì. Perché no, Leo? Perché no è la vera domanda. Prendi vai. Il cibo e l'acqua, se no sei morta. La radio non si mangia, No, non mangiarli se ti cida, te l'ho già detto tre volte. Totta, hai zero cibo. Non hai cibo, Totta non ha cibo. No, ok. Hai un'acqua e zero cibo. No, due acque, credo. Una, mi sa. Ragazzi, ho ansia. Wow. Sarà molto bello. Mamma, ho fame. Prendi questa armonica, le carte e il lucchetto. Almeno ci divertiamo. Dai, ce n'era un po' giù. Ce n'era un po' giù. Sì, perché la difficoltà facile c'è già qualcosa. Ok, siamo riusciti a chiudere la botola un attimo prima dell'esplosione. Siamo tutti salvi. Finché resteremo insieme non avremo nulla di cui preoccuparci. Per fortuna abbiamo una scorta di zuppa in scatola. La radio dicono che fa bene. Il nostro rifugio un tempo era fornitissimo, ma chissà perché abbiamo sempre avuto un modo migliore per usare provviste messe a parte invece di lasciarle per emergenza. Una volta abbiamo fatto un zuppa party, un'altra volta ci serve il fucile per aiutare i vicini in una feroce guerra contro i procioni. Per fortuna alcune provviste sono rimaste integre. Ah, ecco, proiettili, okay. Maschera e mappa. Ok, non abbiamo tanto cibo. È il manuale delle giovani marmotte, Per ora non si lamenta nessuno. Molto presto anche la zuppa in scatola potrebbe diventare una pietanza rara e prelibata. L'acqua è malapena sufficiente per tutti. Dovremmo razionarla rigorosamente. Ah. No, ma non gli diamo un cazzo, ora... il primo giorno, dai. Ah, no, sì, stanno tutti bene, stanno tutti nel chill, nel tra. Grazie, teoria... Sandy Power, per il Prime. In teoria un'esplosione nucleare dovrebbe essere abbastanza grave da placare qualsiasi discussione. Quando però il futuro non si presenta troppo roseo e tutto ciò che vedi sono le pareti grigie e un bunker, basta poco per innescare un conflitto. Ed è proprio quello che è successo. Ok. Sono morta? Ah, oddio. No. Qua siamo al giorno 2. Aspetta un attimo. Ok. No. E tanto non sentivi uguale, Bertra. Abbiamo smesso di litigare, ma quanto durerà? Oggi è stato tranquillo per Dolores. Ted dice non dobbiamo preoccuparci per lui, si sente bene. Mary Jane reagisce benissimo alla situazione. Tenendo conto della situazione in cui ci troviamo, Timmy non sembra se la passi male. Timmy sta osservando il manuale delle giovani marmotte con un'incredibile flemma. Sì, si ricorda quando al campo scout gli ha detto che era speciale e l'ha portato in tenda con lui, il maestro. Stando ancora bene, quindi direi sti cazzi. Sì, lasciali. Okay. Sembra che la zona sia ancora irradiata. Uscire in questo momento è pericoloso. A meno che qualcuno non abbia voglia di ammalarsi. Però noi abbiamo la maschera. È vero. Mandaci Mary Jane che non serve un cazzo, infatti. Sì, prepara la spedizione. Organizza. Sì, così la organizzi per domani. La noia e il silenzio sono schiaccianti. È un peccato che non abbiamo una TV per passare tempo. Ma minchia, ho preso la radio, le carte, le cose. Forse potremmo usare le provviste e far finta siano materiali scenici di un set cinematografico. No, non ce l'ho. Non è niente. Zero, via. Okay. Stanno ancora bene, bro. Ted e Mary Jane sembrano delusi, ma abbiamo cose più importanti a cui pensare. Deve essere messo un po' d'acqua, dovrebbe berla Dolores. Ted non sopravvive a lungo senza bere. Se dessimo a Mary Jane qualcosa da bere non sarebbe male. Ok, quindi la diamo a tutti l'acqua tranne a Mary Jane, intanto esce, no? Esatto, bene o male sì. Cazzo, però è tantissima acqua. Bastardi, non potete prendere solo un sorso? No, vabbè, è un quarto di bottiglia ogni... Va bene, dai, ne abbiamo, siamo... A Mary Jane, No, lei no. Lei no. Tanto se ne va sta minchiona. Cosa porterà fuori? Allora, chi deve andare fuori? Metti... Mary Jane. Dagli la manina e cosa le diamo? La maschera, sì. Sì, perché è presto. Okay. Vai, Mary Jane, sei tutti noi! Magari stira! Perché è una donna? Sì, esatto. Mary Jane è uscita all'esterno. Dolores non ha più sete, Ted non è più assetato, Tim ha più sete. Bomba.
Madonna, Gucci. No, 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 niente. No, no, sono, guarda, sono stato nel tra. Da quando ci siamo giunti all'ora di scoprirlo. Cosa serve l'altra porta? No, non abbiamo niente. Non abbiamo niente. Non scopriamo niente. Oh, achievement sbloccato. E 5 giorni. Bertra, non guardare il telefono. L'ho visto, eh. Alcune cose è meglio che restino inviolate e sconosciute. Qualsiasi cosa ci sia dietro quella porta, meglio rimanga lì. L'abbiamo anche bloccata con dei mobili per essere sicuri che niente e nessuno l'attraversi. Dolores è abbastanza calmo, Timmy pure, Ted pure, bomba. Non hanno fame. Guarda, li stanno tutti nel chill, nel tra. Sono fermissima questi. Non mangiano da 5 giorni. Oh, falli giocare. Oh, falli mangiare le carte! Da fuori? No, c'ha belle radiazioni, cosa apri? Ma che hai aperto? Ti ho dato le carte con cui giocare. Fatto ok, avevo capito qualcosa di fuori, ok. Divertirci ho letto un fuori, qui devo paura. Dimenticare di che si trattava, se c'è una cosa che ci serve, dell'acqua per Dolores e Ted. Hanno tutti sete, credo. Ma ancora non sete, mangiano questi? Sete. E l'altro, il bimbo, ha sete o no? Sì. Sì, sì. Bastardi. Qua giù non c'è molto spazio e nessun odore può sfuggire ai nostri nasi. Quando oggi un mattone si è staccato al muro e ha rivelato un buco, ci siamo sentiti male per il tanfo che ha liberato. Dovremmo investigare e rimuovere la fonte del fetore? Sì, assolutamente, palese. Leo? Non lo so, sto pensando... Sì, vai, stavo pensando ai video di Stephanie di quando faccia questa cosa, cosa poteva succedere. Ora muoiono tutti. Ora si trova tipo un ratto, qualcosa di cattivo e gli attacca. Comunque un bel bunker. Ci siamo avvicinati a un catale all'apertura e abbiamo sbirciato dentro. Per poco non ci prendeva un attacco di cuore. Un roditore impazzito, un rettile, di qualsiasi essere bizzarro si trattasse, è balzato fuori e iniziò a saltellare per il nostro dannato rifugio. Era ovunque, non riuscivamo a prenderlo. Prima che potessimo fare una qualsiasi cosa, scaraventava la radio dal tavolo ed è tornato nel buco. Bastardo. No. Merda, ci ha rotto la radio il bro. Ratto con Rat kill the radio star. Ted non hanno ha più fame. Hanno fame. Ui, siamo senza cibus. Oggi abbiamo pronto le persone vestite da medici, cannabis e sembrano tre senti per allo. Abbiamo detto di rappresentare un ospedale da campo in giro per aiutare chi è colpito dalle disgrazie della landa desolata. Purtroppo alcune delle provviste sono state mangiate. Non mi dico in culo, non gli do l'acqua. No, cioè, vaffanculo. Che c'è una pandemia che ci servono i medici? Dai. Dai, Mary Jane, torna per favore. No. Mary Jane non torna più. La casa sua abbandono. Ok, razione provviste, nulla, stiamo a posto. Possiamo rimanere seduti qui in questo bunker minuscolo. No, mi dispiace, niente radio. Non c'è la più la radio. Niente radio, signori. Non massa radio, Gringos. Guarda la radio e fai rumori con la bocca, tipo. Ancora non Mary c'è Jane comunque è stirata, mi sa. Penso so. Sì. Per mantenerci aggiornati sui comunicati di emergenza nella nostra zona, dobbiamo studenti sintonizzare la radio. Amore, non c'è la radio. Boh. Effettivamente la radio è una delle cose più importanti. Il fatto che ce l'abbia rotta ratto con tuba con è tuba. Stato un problema. Raga, ma pure se finisce l'acqua, ma abboniamo, basta. Vabbè, non serve l'acqua per sopravvivere. C'è qualcosa di vivo qui oltre a noi? Beh, sì, il giga roditore. Il ratto ratto. Dai, Mary tuba. Jane. Oh! Sì! Ha portato il fucile anche. Guarda l'acqua che ha portato. No, ha portato un fucile. Raga, ha portato un botto di roba. Ha aggiustato anche la radio. La radio. Allora, la squinzia. Mentre correvamo da una parte all'altra in cerca di qualcosa con cui ammazzarlo, quel roditore peloso è semplicemente svanito in nulla. Uno dei nostri bratti cibo ha fatto la stessa fine. Niente ci ha mai reso così felice quanto vedere Mary Jane tornare in rifugio sana e salva. Andare al supermercato è più così facile come un tempo. Al contrario, ora è più difficile che mai. Gli sciacalli se ne sono appropriati e stanno passando al setaccio tutta l'area. Tuttavia il gruppo rimasto a fare la guardia è così grande come sembra. Dovremmo riuscire a intrufolarci per fare un po' del loro bottino. Vale la pena provare. Vale la pena intrufolarci. Quattro zuppe e sei acque. Cioè, Mary Jane ha detto che si è fermata, ha parlato con loro, sono andati in una stanzina e dopo... Le ha dato un sacco di roba, sì? Sì. I banditi tenevano alcune delle loro armi nella stanza del personale, ma c'eravamo solo noi nei paraggi. Più un fucile. Abbiamo raggiunto la parte del negozio e dopo aver notato alcune radio funzionanti di scaffali, ne abbiamo lurtata una. Inciampare su una torcia a terra è il modo migliore per rompersi il collo. Purtroppo in preda alle lezioni delle nostre spese, ma fortunatamente nessuno ci ha sentiti. La torcia! Si è rovinata la maschera, però. Ok, ma diamo da mangiare a Mary Jane, che se lo merita. Questa guarda, magari non vuole mangiare. Sì, l'ha detto. Stanchezza, okay. Come gliela curo? Devi aspettare, perché ha fatto la spedizione, quindi ha... No. No. Dai, un po' d'acqua, che dite?
No. Ma sì, lei è stata brava. No, 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 solo fame. Ha solo fame? Allora no, sì, allora no. Sembra la zona sia ancora irradiata. Uscire allora, così niente, è pericoloso. Lascia, lascia. No. Mandiamo Timmy a morire ammazzato, che non serve a niente. Ma lascialo lì, Timmy, che è bravo, c'ha i capelli afro. La situazione è semplice, ci annoiamo, non succede nulla e goniamo nel divertimento. Del divertimento, scusate. Anche la soluzione sembra semplice. Qualcuno potrebbe suonare la vecchia armonica. Chi è il più adatto a esibirsi un prestigioso strumento? Cioè, concerto? Timmy, dai. No, Mary Jane, quando l'abbiamo salvata, aveva la tuba. Magari sì, ma sta morendo, mo. Va bene, deve suonare, deve fare fi fi fi. Ma che fa, scusa? Fi fi. Fa così Mary Jane con la... Fa. È sempre clippato, mi fa molto ridere. Mary Jane si è offerta volontaria. Si vede che le manca un sacco la tuba. Ha passato un paio d'ore a cercare di ricordare tutte le canzoni che suonava e scrivere le note. Te l'ho detto! Si era stancata così tanto che non è nemmeno riuscita a suonare una delle canzoni e si è addormentata. Mary Jane dovrebbe mangiare qualcosa. Ancora? Hai mangiato ieri, bro? Mary Jane è ancora assonnata. Se dessi a Mary Jane qualcosa a bere non sarebbe male. Te da fame. Ok. Quindi... Hanno tutti molta fame, temo. Controlla se è tutti. Timmy no, mi sa. Timmy no. E sete per lei. E l'acqua, ok, ok. No, no, solo fame. Cioè, Mary Jane, sei uscita, ci hai portato un sacco di provviste, ma ce le stai facendo fuori tutte, eh? Ascolta la radio. E se si rompe? Oh, sti cazzi. E se si rompe? Sti cazzi. Non sono viziati, ragazzi. Hanno bussato. Sono i nostri viziatini. Quando il segnale radio ha ripreso a funzionare, si sono sintonizzati sulle comunicazioni di emergenza. Indovinate pure, buone notizie. La ricaduta radioattiva è quasi terminata. Ora dovrebbe essere più sicuro viaggiare in superficie. Mary Jane ha fame. Oh, no. Ancora! Basta! Ma è stato poi 6 giorni, poraccia. Ok. Sì, però... Cioè... Te da sete, hanno... Timmy ha fame. Fame e sete, Timmy. Tutto. Sete, sete. A lei non gli ha dato il cibo, sinceramente, cioè, aspetta un po'. Ma sì, cioè, che cazzo. Rimandiamo... Ah no, lei non può andare in spedizione, è troppo stanca. Mandiamo Ted? Timmy? Di già? Timmy. Mandiamo Timmy? Timmy sta bene ed è pieno di ottimismo, beh, è vero. Possiamo è pieno di ottimismo, mandalo. Vogliamo mandare Timmy? Ma sì... Cazzo di la nostra boccia. Cittadina era un posto pittoresco e accogliente prima dell'esplosione. Uno degli abitanti più noti era il vecchio Jim, che a volte passava claudicante sulla nostra strada. A quanto pare vive vegeto, senza tetto come prima. Certe cose non cambiano mai e sembra che gli manchiamo parecchio, visto che è da ore che bussa alla nostra porta chiedendoci se voglio... No. Comprare una? Pietra. Una pietra? È buono! Sì, è bella la pietra. Se, prendila, prendila. Prendi la pietra, sì, 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 vogliamo la pietra. Siete seri? Sasso. Sì. Sasso. 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 Cosa vuoi che possa succedere? Abbiamo un fucile. Dov'è il sasso? Non ce l'ha dato. Allora. Oh. Abbiamo aperto la porta e abbiamo salutato il vecchio con un sorriso. Non vedeva l'ora di mostrarci la sua borsa piena di pietre di vario tipo. E ci ha convinti a prenderne una in regalo in nome dei vecchi tempi. Abbiamo accettato, abbiamo scelto quella più bella e l'uomo se n'è andato. Non ci possiamo lamentare, è una gran bella pietra. E lui ha vedi? Detto che porta fortuna. Bella vedremo. Pietra, grazie. Vedi, top pietra. Jane dovrebbe mangiare. Dolores, ok, solo Jane. Dovrebbe mangiare, Jane. Mangiare, tieni. Madonna, gli alimenti. Oh, manda Timmy. Carte, ma... Ti dai... No, fucile serve a noi. Niente. Vai, niente. Timmy. Niente. Neanche il manuale neanche... delle giovani marmotte? No, no, quello serve a noi. Timmy lo stiamo mandando praticamente a crepare. Sì, sì, Timmy, vai, vai, prendi Timmy. Corri! Beh, Timmy, sarà divertente non rivederci mai più. Ciao, magari Timmy. Timmy torna con 3-4 braccia. In un sacchetto. Timmy è andato molto là strano. Fuori. Speriamo che se la cavi. Non so cosa faremo senza di lui. Mary Jane non ha più fame. Si sente riposata. E le dobbiamo dare qualcosa da bere. Guarda, tutto. Facciamo la spedizione. Mary Jane, non sono stanca. No, io ho fame. Esce Timmy. Oh, guarda, a posto. Siamo in cazzo. Madonna. Beh, dai, le diamo l'acqua. Quindi se la merita. Ma sì, ne ha portate così tante. Radio. La valigia era buona. Vai. La valigia era buona. Cosa fa la valigia? Allora, ti fa poi più roba. Esci, puoi portare più roba. Cioè, guarda che faccia da cagacazzo che c'ha Dolores. Sì, Madonna. Si dovrà chiamare Karen.
Lo sapevamo, il governo non è caduto e stanno venendo a salvarci. Non hanno ancora comunicato le date esatte via radio, ma siamo sicuri che non manchi molto. Hanno soltanto detto che si faranno via tra un paio di giorni per fornire altre istruzioni. Dolores deve bere. Ted pure. Okay. Devono mangiare e bere loro, i bro. Cioè, io ce lo vedo che c'è l'Iten che sta facendo tutto quanto razioni, tutto così, che parla con Mary Jane per tirare sulla... E Dolores intanto... Sì, comunque prima quando ho messo a posto le cose ho notato che non avevi lavato i piatti, Cioè... Manda qualcuno non a rispondere. Non ci aspettavamo telefonate subito dopo una catastrofe nucleare. E invece ecco chiaramente lo squillo di un telefono all'esterno. Oh, le squillo, deve manda essere, Ted! Deve essere la cabina dall'altra parte della strada. Forse qualcuno dovrebbe rispondere. Manda Ted. Sicuri? No, mandiamo sì. Mary Jane. Se muoiono Ted e Dolores è peggio. È vero, manda me, manda. Vai da Mary Jane. Tanto ormai si è ripresa, no? Sì, sì, tanto abbiamo visto prima come ha preso gli oggetti. Le squillo non le fanno paura. Ok. È tornata, quindi siamo tranquilli, no? Arriva. Quando abbiamo risposto al telefono abbiamo sentito chiaramente un sospiro di sollievo. Si tratta di sopravvissuti della città vicina di Hill Valley. Abbiamo iniziato a scambiarci informazioni, ma poi è caduta la linea. Qualcosa deve essere andato storto da loro. Speriamo che richiamino. Ci hanno tutti a posto, Mary Jane c'ha fame e Mary Jane si attacca al cazzo, direi per oggi. Sì, per oggi. C'è una donna armata e pericolosa là fuori, per fortuna ha finito le munizioni. Ha detto che è a caccia di bestie selvagge, ora in particolare di un ragno mutante gigantesco. Secondo noi è un po' fuori di senno, che vorrebbe farci col ragno? Metterlo al guinzaglio? Ha promesso che se lo aiuteremo, lei un giorno ricambierà il favore. Vuole i nostri proiettili? Io non mi ci fido delle femmine. Sì, delle femmine non mi ci fido. Non bene le donne. Le donnole, ma ti immagini dare proiettili alle donne? Carine le donnole. Mamma mia. La donna ha detto. La donna ha detto che uccide soprattutto per cibo. Chiaramente è una selvaggia non civilizzata. La zuppa è ciò che mangiano le persone per bene oggigiorno. Non ci piacciono queste cose e non le abbiamo dato nulla. Cioè, se vuole mangiare i ragni, lo faccia a casa sua. Cioè, qua abbiamo sempre mangiato zuppa. È sempre stato così sin dall'inizio dei tempi. Arriva sta qua, si mangia i ragni davanti ai bambini. Poi metti che i bambini imparano a mangiare i ragni anche a loro volta. Cioè, non è una cosa corretta. Signora mia, ai miei Mary tempi. Mary Jane c'ha fame, aspettiamo un altro giorno. Lasciala crepare. Quanto patita è? Quanta patita è? Guardala. Non più di suo padre, sincero. Mi sa no, no, cioè, dai, devi vedere l'immagine. Tira giù il libro. Non so come si fa. Tira giù il libro. No. Dai, non è così patita. Può sopravvivere, vai. Ok. Un poraccio. Mary Jane è molto silenziosa oggi. Non è da lei. Dovremmo cercare di parlarle. Sì, sì, dai. Parlale. Tanto non le stai andando da mangiare, poraccio, almeno parla. No, ma siamo pazzi, ragazzi. Siamo in una famiglia, non si parla in famiglia. No, li mandi dallo psicologo quando poi hanno 20 anni. È giusto, scusami. Ma che cazzo fate? Le basi. Per risolvere un problema non c'è niente di meglio che... di meglio che parlare in sincerità mello. Davanti a una bevanda calda. Ovviamente non abbiamo la bevanda, ma anche solo parlare sembra dei suoi frutti. Mary Jane viene in continuazione. Ok. Ok. Cosa dobbiamo darle da mangiare? Tutto. Disidratazione. E fame. Vai, direi che... Dai, gliela teniamo un po' di cibo. Ma sta svenendo, non... Però per la disidratazione. Ah, beh, poverina. Ok, va bene. Sete. Cioè, ma se sì, volete gli posso dare del cibo, nel senso, ditemi voi. Io non glielo non darei. No, so, però spare sciupata, guarda nonna. Dai, che magari Timmy torna con qualcosa di buono. Non è facile mantenere la calma in queste circostanze, speriamo di riuscirci. O potremmo diventare degli animali selvaggi. Non deve essere bello vivere sotto la legge del più forte. Del più foggia. No, la legge di foggia, no! Timmy, sta a morire, bro. Madonna, è annichilito il bro. Che cazzo è successo anche al padre? Oh. Sta impazzendo. Veramente? È facile sentirsi giù di morale quando si vive sottoterra. Niente sole, niente cielo. Dobbiamo sbarazzarci questo pessimismo e portare un po' di allegria nelle nostre vite. Eravamo così preoccupati per Timmy, ma è riuscito a tornare e ora è sicuro con noi. Metà del municipio non esisteva più, l'altra metà invece sembrava promettente. Così siamo andati a ispezionarne le rovine. Una delle stanze ancora in piedi era uno stanzino della manutenzione. Conteneva solo un secchio pieno di acqua e uno straccio dentro. Siamo riusciti a riempire qualche bottiglia. Il liquido sembra abbiamo un po' strano, il medikit! Speriamo non abbia il sapore di sapone, o di qualcosa di peggio. Quindi più due di acqua, bomba. Abbiamo trovato il sindaco seduto nel suo ufficio all'ultimo piano. Aveva un kit medico ben fornito sulla schiena. A quanto pare era un po' fissato con la salute. E ciò nonostante non pare gli sia servito, visto che era uno spento un po' bruciacchiato, croccante, tutto ossa. Sì, mi ha rubato i morti! Sì, crispy!
Dimmi, cosa hai fatto al sindaco? Gli archivi nei sotterranei erano piuttosto intatti, ma la stanza era in un caos totale. Atti e documenti erano accatastati ovunque. Tra le enormi pile abbiamo trovato una mappa della città. Non siamo riusciti a resistere, abbiamo dato uno sguardo ai documenti di una nostra amica che, a quanto pare, ha sempre mentito sulla sua età. Che vecchia megera, bugiarda. Più mappa. Abbiamo la sensazione che qualcuno ci abbia seguiti. Meglio fare attenzione la prossima volta che usciamo. Quindi la prossima volta gli diamo il fucile quando escono. Sì, sì. L'ultima spedizione ci ha dato da riflettere. E se ci procurassi un veicolo per allontanarci da questo incubo? Certo, quasi tutte le automobili sono ridotte in cenere. Ma se trovassimo una base solida e giusti componenti, magari potremmo costruirci un veicolo noi stessi. Sarà meglio tenere gli occhi aperti durante le prossime spedizioni. Questo forse è un po' too much, eh. Esatto. Io direi di mandare fuori Mary Jane, che sta qua ci sta mangiando tutto l'inverosimile. Allora, io direi di dare tutto al buon Timmy, perché sta morendo. Non ha sete. Non ha sete, infatti. Mandiamo Mary Jane fuori dalle palle. Vai, riempi Mary Jane che poi la mandiamo via. Ok. Inteso. Che dovrebbe andare là fuori? Mary Jane. Però vai, vai, il fucile. Sì. Cos'è questa stella qua? Cosa ci aspetta? Attendi le tue istruzioni, gli amichevoli presenti hanno deserto. Attendi le tue istruzioni dei militari, ok. Ok. Quindi è perché i giovani sono il futuro, sì sì, quindi noi li mandiamo fuori. È vero. Ha perennemente fame, si sta mangiando di tutto. Guarda com'è Dolores, però non cresce la barba. Strano. Sembra che anche le reazioni dell'esercito consistano per lo più in zuppa di pomodoro in scatola e acqua. A meno che non sia stato qualcun altro a lasciare provviste nel carro armato distrutto. Ok, più un cibo, più un'acqua che buono, ci buono. Timmy ha molta fame e non si è ancora riposato. Non sarebbe ora che Timmy bevesse una brutta cera. Dolores vorrebbe mangiare, eppure Ted. Mary Jane non ha più fame. Oh, per una quindi... volta. Ok, riempilo, riempilo, vai. Cibo, acqua. Penso che se clicchi su Timmy diretto te li mette entrambi. Sì, sì. Ok. Piccole hack da... Grazie, Gabs, per i 100 bipt. Fucile, giusto, avevamo detto. No, è Mary Jane. Lascia anche lei a mani nude. Il fucile penso che ci serva più qua per proteggerci. Pensa come Berta ringrazia per i bit ma non legge il messaggio. Ah, ragazzi, il giorno fa mi disse che avrei avuto l'esame della patente. Come mi ha detto lei, ho messo sotto una vecchietta. Infatti mi hanno passato. Ottimo. Oh, bella, nice. Gabs. Quindi la lasciamo così senza nulla. Però ci hanno detto di stare attenti la prossima volta che uscivamo. Ma è Mary Jane. Va bene, sì, ok, vaffanculo. C'è. Dai, guardala, è già un fallimento. Glielo dice sempre il padre. La tuba, chi cazzo suona la tuba? Effettivamente questo, Madonna. Non posso che darti ragione. Mary Jane è uscita all'esterno, speriamo che torni presto, ah, scusate. Quell'ultima parola era importante. Timmy ha fame. Ok, c'hanno sete gli altri. No, io direi che li possiamo lasciare, giusto lui perché si deve riprendere, secondo me. Sì, dai, sì, gli sì, altri li lasciamo giusto... senza. Gli altri durante la notte abbiamo sentito dei rumori sospetti provenire da dietro la porta. Stamattina abbiamo aperto per piano, trovando lì una valigia di pelle. Non riporta né indirizzo né nome, ma siamo certi sia per noi. L'apriamo? Sì, 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 è nostra, prendi la valigia anche. Valigia, sposta quella valigia. Zainetto. Cosa ci ha regalato? Ok. Abbiamo trovato volentieri il regalo inatteso, la solita zuppa di pomodoro. Timmy continua ad addormentarsi sulla sedia, ha bisogno di qualche altro giorno di riposo. Ma sono stupidi, la valigia? Senza acqua, niente valigia, sembra avere un piede nella fossa. Ma prendila la valigia, deficiente! No. Oh, le interferenze radio si sono fermate, sintonizziamoci. Ora avvi la radio, si rompe e ho sentito il grugnito di un maiale, raga. Oddio, Timmy. Ma che cazzo? Oh, dannazione, qualcosa no! è stato di quel rottame ha preso fuoco. Timmy non si è ancora riposato. Oddio santo. Fammi dall'acqua a Timmy. Che cos'è, una pianta? Sì, Timmy è diventato una pianta. Ci ha fatto visita un commerciante dall'aspetto trasandato, ma borsa altrettanto malconcia. Ci ha proposto un'offerta semplice e ci farò solo oggi. In cambio un solo baratto di zuppa riceverà una borsa e tutto ciò che contiene. Non possiamo vedere cosa c'è dentro. Il commerciante ci lancia occhiate arrabbiate ogni volta che facciamo un passo verso la borsa misteriosa. Dovremmo accettare l'offerta? Ma sto qua è arrivato e ci fa: Fra, ti lascio una zuppa a te o due al prossimo che incontro. Dimmi. Vuoi una zuppa o la raddoppio, la do al prossimo? Allora, noi abbiamo due zuppe e mezzo, che facciamo? Io la accetterei solo perché sono un malato di gioco d'azzardo. No, io no, cioè abbiamo troppa poca zuppa. Ma magari però abbiamo Mary Jane in spedizione. Ma se ci dà la valigia è utilissimo. Ma non ci dà la valigia, ci dà quello che c'è dentro la valigia. Ma poi non è una valigia, è una borsa. Cioè, potrebbe essere anche lui che apre la valigia e ci fa. E poi ce la ritorna giù. Che facciamo?
Io lo darei. Va bene, dai, diamolo allora, va bene. Non so, buttiamoci nel pericolo così che noi siamo spericolati, eh. Io sì, sono pazzo, cioè, sono facciamo pazzo, queste Leo. Scelte anche nei giochi proprio... Un gatto! Ci ha dato un gatto? Ma che cazzo? Ma ci ha dato un gatto? Cazzo? La borsa inizia a scuotere in modo violento e a mettere suoni stridoli orribili. In paura ci siamo addossati ai muri. Quando finalmente la bestia si è liberata è saltato fuori che era solo un gatto domestico arrabbiato. Sul collare c'è scritto Sharikov. Sarà il suo nome? Non vedo cose in lati negativi. Cibo d'emergenza. Gnam. Non gli do da mangiare ancora. C'era noi. Ti faccio tutti giocare a carte così. C'eravamo noi tranquilli tutto quanto. Ci fa, guarda, ah, ragazzi, raga, questo è interessante. Un gatto. Ma che sei un gattino? Ma che beo che sei? Come si chiama? Sharikov? Ah, sebeo. Un tizio si è avvicinato al nostro nascondiglio. Ha detto di essere un ex ragioniere, ma che ora fa il commerciante e il giocatore di azzardo. Ci ha proposto una partita con due bottiglie di acqua in palio. Giochiamo? Gioco io, no. Che sono bravo, vai. Oh no, Leo, voglio giocare. Acqua ne abbiamo, gioco io. Wow, Leo, palese. Cazzo, no, 2-7, ho perso. Oh, okay. Sento bussare. Toc, toc. Oh no, abbiamo vinto. Ho perso la fiducia che avevi in me. Avevo asso. Ok, dobbiamo dare... Molto bello. Fame, siete stressato, stremato? Oh. Perché tutto? Perché stanno morendo. Ma no, è solo fame e sete. Così? Ah sì. Al bronco non... Mandiamo uno di loro fuori. Oh fuck! Ah no, che okay, giovane donna. Oggi abbiamo ricevuto la visita di una giovane donna. Era in missione per salvare il suo gemello. Sparito dopo aver sfidato il capo dei banditi locali a un duello. Ha detto che i due ci osservavano da tempo e che avrebbero voluto farci visita insieme. Poi lui è scomparso. Ci ha chiesto di aiutarla a ritrovare suo fratello, promettendoci che non ce ne pentiremo. Mandiamo Timmy. Manda Timmy. Sì, Timmy, vai con la giovane donna. Ha detto che ti porterà in un posto bello. Tornerai uomo. No, Timmy. In before l'inizio di Berserk. La donna ha chiamato velocemente un gruppo di amici e siamo partiti per quello e si è rivelata una missione ben riuscita. Tra il gemello scomparso è stato un problema. Era appeso in cima a un'antenna accanto alla recinzione e cercava di fuggire. Nel duello contro il capo dei banditi aveva perso una mano, ma il gruppo si è subito occupato delle sue ferite e presto starà bene. I gemelli ci hanno ringraziato centinaia di volte e ci hanno detto che ci contatteranno di nuovo. Ted ha fame ed è allo stremo. Timmy ha molta fame e bisogna riposare e bere. Abbiamo un sacco di alleati, questo è buono. Ma stremato da cosa? Non avete fatto un cazzo da quando siete arrivati. Hanno fatto tutti Mamma i vostri mia. Figli. Come non avete se fatto poi fosse una roba nulla. Stressante l'apocalisse nucleare. Boh, veramente. Sta generazione Z che è abituata dalla quarantena, tutto quanto, che sta bene senza la luce del sole, Guarda qua lo scontro generazionale coi boomer. Se ora Sharikov considera il rifugio casa sua, sarebbe meglio provare ad andare d'accordo. Potremmo cercare di portarlo in giro e accarezzarlo sulla testa. Tutti i gatti piace essere coccolati e si spera che Sharikov non sia un'eccezione. Beh, se me lo dici così mi sa che sarà un'eccezione, sinceramente. Sì, anche secondo me proprio lo coccoli ti apre una mano. Dovremmo provare a giocarci insieme, no? Però cioè, io direi di sì, perché secondo me è importante, perché è apparso così proprio anche graficamente importante. Aspettalo, al massimo abbiamo la cosa del pronto soccorso. Pet de gatino. Touch di gatto. Oh, è tornata Mary Jane. È tornata? Oh yeah. Ok, Dolores non sta Dolores benissimo. Non sta molto bene, no? Infatti. Sì, si è fatto toccare. Ok, allora. Di fatto siamo riusciti ad accarezzargli la testa prima che scappasse terrorizzato. Era morbido e soffice. Dicono che faccia bene accarezzare un animaletto morbidoso e senza dubbi stiamo un po' meglio. Non mi pare, però vabbè. Il gatto è scappato dal nostro abbraccio caldo e accogliente ed è balzato all'altro lato del rifugio, facendo anche cadere una bottiglia d'acqua. È andata in pezzi e per terra è rimasta una pozza sporca. Come ricordarci le scelte opinabili che ci hanno portato a questo momento. Wow. Meno un'acqua. Niente, ci hanno reso, vabbè, tornata Mary Jane. Due acque per terra. Dei rumori nel vicinato non potevano significare altro che guai. Si trattava di un gruppo di sconosciuti che rovistava in giro. Non erano di qui, quindi abbiamo deciso di alleggerire il loro carico e di prenderci un loro zaino. Ne avevano circa una dozzina con loro, uno in meno non farà la differenza. Se stai correndo e senti un rumore di vetro contro vetro nel tuo zaino, allora significa solo una cosa: acqua. Sembra che qualcuno ci abbia notato e ci stia seguendo. Dovrebbe essere più prudente la prossima volta. Abbiamo contato Di acqua? Abbiamo contato i parcheggi vicini se ci fosse un veicolo almeno parzialmente integro. Purtroppo non abbiamo trovato niente di valido. Ted ha fame, Timmy è in pessime condizioni, dobbiamo dargli l'acqua adesso. Adesso, se non ce la passiamo per niente bene, oggi Dolores è di buon umore. Madonna, mi sembrava morta, sinceramente. Però ma più che altro Mary Jane, c'è che ha portato due di acqua e poi ho fame, ho sete.
Dagli acqua, ti prego, stira sto qua. Gli altri si attaccano al cazzo. No, 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 cioè, inteso... È il cibo più che altro il problema. Mandiamo un adulto fuori? Eh sì, mandiamo... Chi mandiamo? La femmina o il maschio? Mandiamo Ted. Ah, c'è scritto. Cos'è? Ted è pronto a rischiare la propria vita là fuori. Dolores è fiduciosa. Mary Jane morirà sicuramente se esce. E Timmy è rischioso, quindi uno dei genitori per forza. Manda Ted. Oh, Mary Jane esce sicuramente se... Cioè, se esce muore, non dico che... Ted, manda Erbro. Manda Erbro col fucile. Aspetta, c'è una cosa bella... Totta, puoi fare una X sulla mappa, ma non mi ricordo come, per fare aumentare le probabilità di coso. Premi la mappa, ok, a cazzo di cane. Mandalo lì. È tipo, aumenta le probabilità, mi pare che trova roba. Forse. Okay. Boh. Non l'ho mai capita sta cosa qua. Se Ted muore, muore tutta la famiglia? No, finché c'è la No, perché il nostro personaggio principale è Dolores, non Ted. Quindi se muore Dolores... No, ma finché resta uno dei genitori è buono. Ah, è arrivata una donna con una strana creatura. Dice che è un cammello, ma ha 5 zampe. Una non è una zampa. Comunque l'animale è la merce da barattare. No, no, acqua ne abbiamo. 4 acqua, per la... 4 acqua per la radio rotta? No, noi gli diamo la... Ah... Ah, aumenta le possibilità se gli dai anche la mappa. Gliela diamo. Boh, magari possiamo dargli il fucile con... Alla fine avevo uno che ci interessasse un'altra volta. Allora, Mary Jane sta morendo di fame. Meglio dargli da mangiare darle da mangiare qualcosa, altrimenti... Anche Ted ha fame. È stremato anche lui. E quindi cosa facciamo? Cioè, Ted in realtà sta per uscire, quindi non so se conviene dare da mangiare e bere. Tanto torna che ha lo stesso fame e sete. Magari stira no, fuori. No, c'hai inedia, zi, sta proprio a morire questo. Ok, ok. E l'acqua invece è andata a posto? No, anche Mary Cosa mi sa che aveva voglia di... Io l'ho data di... il cibo. Ah, ok. Ok, ok. Anche perché, raga, guardate quanto cazzo ce ne rimane. Sì, quindi... sì, è zero. Chi deve dargli l'acqua della zuppa? Dagli la mappa e la vediamo mappa, come va. Ma sì... Vai Ted, sei tutti noi! Torna da errore! Ma se facessimo morire Mary Jane? Dice? Dolores non sopravvive senza acqua. Acqua, anche Mary acqua. Jane ha sete. No, lui sta dire bene. Così. Sì, sì, ok, sì, va sì. Bene. Abbiamo poche provviste e il morale a terra. La disperazione e il rifugio si tocca con mano. Qui vicino c'è un piccolo gruppo di sopravvissuti. Più che altro vecchietti dell'ospizio. Non dovrebbe essere difficile prendere qualche provvista in prestito da loro. Sono comunque anziani. A noi servono di più, no? Sì. Che facciamo? Ruba i vecchi, sì. Ruba i vecchi. Sì, assolutamente sì. Picchia i vecchi. Picchia la vecchia. Picchia la vecchia. Come facciamo poi a mantenere in vita il gatto? Infatti. Madonna, ne abbiamo picchiati di vecchi. Qualcosa non va bene. Oh, 4 di cibo! Poveri vecchi. Ora abbiamo più provviste, ma per qualche ragione non ci sentiamo molto soddisfatti. Non parliamo più di questa storia. Dolores vorrebbe tanto mangiare qualcosa. Mary Jane è affamata. Timmy adora il succo di mele. Beh, ok. Timmy fa culo. Dai, se lo meritano. Sì, dai, hanno rischiato. Hanno rubato i vecchi. È un party. È un party perché il padre non torna più. No, torna indietro. Cosa c'è scritto? Sì, stavo solo leggendo questo. Tranquillo. Mentre cercavamo di accarezzare quel diavoletto, abbiamo trovato un pezzo di carta sul suo collare con scritto sopra un indirizzo. È possibile i suoi vecchi padroni siano ancora vivi in pensiero per lui? È poco probabile, ma dovremmo forse andare a trovarli? Sì, sì, dai, povero gattino. Il gatto! Ora su quel foglietto c'è scritto The Game. No, oh, Leo, cos'è quella odio. Mano rossa? C'è già da prima. Dov'è il gatto? Gliel'abbiamo portato. Oh! Prima di raggiungere la fine della nostra via, due uomini che indossavano cappotti scuri e cappelli alla moda ci hanno fermato. Si sono precipitati sul gatto, l'hanno preso in braccio e ci hanno detto che lo cercano da tempo. A quanto pare Sharikov appartiene a una vecchietta a cui manca tanto e gli vuole molto bene. Abbiamo fatto spallucce e siamo tornati al rifugio. Il gatto non sembra preoccupato, quindi perché dovremmo esserlo noi? Per fortuna non ci siamo affezionati troppo negli ultimi giorni. Ok, palesemente il gatto aveva qualche funzione molto più importante di quella che gli abbiamo dato e l'abbiamo ridato rubato, al governo. Ci hanno rubato il gatto? Sì, l'abbiamo dato il gatto al governo. Ok. Sharikov. Dolores non avrà... mangia da un bel po'. Ma che dici? Abbiamo dato a mangiare ieri. No, non ma guarda Mary Jane. Ma fanculo anche ieri, Mary Jane. Cioè, ma sì. Ieri durante il gioco dei miei abbiamo scoperto che Mary Jane non sa dire disarcivescovis con tanto.
mattino, polizzare. E Dolores è rimasta molto male. Insiste che vuole dare a Mary Jane lezioni a casa, o meglio al rifugio. Vai. Ok. Va bene, non capisco perché dovremmo dire di no. Adesso la coltella. E il gatto serve per uno dei finali possibili, immaginavo. Ah, ma sei aggiustata la maschera? Ma? Brava Dolores! Dolores non scherza, ha iniziato con le lezioni di lingua, poi con un ripasso di matematica, seguito un breve corso di fisica. Ha concluso la sessione facendo le maneggiare degli oggetti a caso in giro per il rifugio. Uno degli oggetti a caso era il mio pisello. Mary Jane sembra distrutta, bisogna ammettere che oggi lo stato del nostro bunker è migliorato. Dolores vorrebbe mangiare, ok, non vi do del cibo a nessuno, mi spiace. Cos'è che luccica nelle tue tasche, Timmy? Oh no, formiche mutanti! Le loro minuscole mandibole terrificanti hanno fatto quasi prendere un colpo a Dolores. Lei lo vuole fuori da qui, ma Timmy dice di voler avviare un allevamento di formiche atomiche. Uno dei due deve averla vinta, ma chi? Allevamento! Cosa possono aver di male delle formiche atomiche? Ma infatti non capisco. Formiche! Facciamo un allevamento così poi abbiamo proteine. Vero, vero. A Timmy è stato concesso il suo allevamento di formica atomica a scapito delle nostre provviste. Ah, si mangiano il nostro cibo, raga. Vabbè, ma poi noi mangiamo loro, quindi win-win. Vabbè, era cibo dei vecchi, non ti preoccupare. Mary Jane sta andando. Cazzi suoi. Dai, reggono ancora un altro giorno senza. Ma acqua dagliene, abbiamo tantissima. Mancava un barattolo di zuppa. Mentre facciamo il conteggio giornaliero delle provviste, abbiamo notato che manca un barattolo di zuppa. Siamo più certi che ieri ci fosse. Raga, le formiche l'hanno preso, siete stupidi? No, palese che l'ha preso Mary Jane. Qualcuno Among Us. No, facciamo finta di niente. Dai, nessuno ha mangiato la zuppa. Okay. E se poi continuasse a mangiarla? Oh, è tornato. È tornato Gianfilipponio? Ok, ci sono. È tornato il gatto? Ma che cazzo? Ma? Il gatto ha ucciso i militari. Ah, ciao Sharikov. Non fare questa cosa. Ciao Sharikov. Il gatto ha ucciso i militari. Cosa ha portato Ted? Provviste? Sì, penso di sì. Non importa cosa sia successo. Abbiamo trovato Sharikov nel rifugio stamattina. E non siamo molto sicuri del motivo come ce l'abbia fatta, ma è tornato. Forse apprezza il riguardo che abbiamo avuto per lui. Ted il è tornato. Gatto! Il governo sta effettuando lanci provvisti nel nostro quartiere. Le casse vengono segnate con dei fumogeni, quindi è facile rintracciarle. Peccato non ci sia altrettanto semplice raggiungerle. Ciò nonostante, buona parte è già stata saccheggiata. Com'è possibile? Ah, okay. Una radio! Okay, Ted ha preso due barattoli e una radio. E basta, minchia, oh, che manica di inutili pezzi di merda. Vabbè, dai, una radio ci serve per vincere. Sì, lui se lo merita. Manda Dolores a fare in culo. Sì, manda Dolores, dai. Ma sei il nostro main, avete detto, se muore Dolores. No, basta che resta Dolores o Ted, uno dei due. Ah, ok. Ma perché non andiamo Timmy? Anche sì, va bene. Andiamo Timmy, dai. Però Dolores non è mai uscita, non è corretto. Esatto, dai, uno per uno. Un gruppo di criminali sta picchiando la porta, ci sta imponendo di arrenderci e di consegnare tutte le provviste. Cosa rispondiamo? Lucchetto. Fucile o Lucchetto? Ah, beh, Lucchetto, effettivamente. Che fa il Lucchetto? Chiude la porta. Non ce l'aprono più. La porta. Ah, perché non l'abbiamo lucchettata fino ad ora, scusa? Beh, sono un po' stupidi. La fisarmonica. Pi. Ah, oh, gatto. Non sta molto bene il bro. Chi? Ted. Stanco. Ma sì, Il gatto! Ha detto capo, sono stanco, sono tanto stanco. Oddio. Non credevamo che un piccolo lucchetto potesse fermarli, e invece si è rivelato sufficiente a scoraggiare gli invasori sconosciuti. A quanto pare ce l'hanno messa tutta, ma alla fine hanno rinunciato e sono andati via. Peccato per il lucchetto, che non è più utilizzabile. Dobbiamo pensare ad altri metodi per tenere lontani i banditi e i barbari assetati di zuppa. Stavolta siamo riusciti a battere i banditi, ma non è detto che non ritornino. Dobbiamo essere pronti in ogni momento. Dolores vorrebbe tanto mangiare qualcosa. Lo stomaco di Ted brontola. Ok. Arti? Ok. No, stanno bene per ora. Ok. Forse Ted gli diamo qualcosa che... Ted non gli abbiamo dato nulla dalla spedizione. Cioè, guarda, cioè, per riprendersi penso che deve mangiare un po'. Aspetta, ma sai che possiamo andare due persone, forse? Prova a premere sia Timmy... No, non solo. No, solo uno alla volta. Ah, peccato. Manda Dolores, scusa. Cosa gli mando? Fai la maschera che sempre... Oh no, la mappa. E Dolores, scusate, avevamo detto? Sì.
Metti un punto. Ok, perfetto. Sì, sul ponte. Il ponte. Mandala sui navigli. Vai sulla Darsena. Ma dove Edo non facevate Monopoli? Alle 21 iniziamo Monopoli. Yes. Quindi resta con noi Nixium. È perché non sai come funzionano le cose. Guarda le storie, c'è scritto tutto. Segui su Instagram. Punto esclamativo Instagram. Cazzo, mi state piacendo, ragazzi. Siete forti. Esattamente, Nick. Fai così. Dolores è salita in superficie. Ok, meglio darle qualcosa da mangiare. Quindi dimmi. Mary Jane deve stirare. Madonna, Mary Jane. Deve stirare, madonna. Insopportabile. Tanto va la gatta va all'ardo la... che quasi ci lascia lo zampino. Oh. Sherikov ha trovato un cavetto che è spuntato dal soffitto e l'ha tirato. Sul tavolo sono caduti dell'intonaco e dei detriti. E come ultimo tocco una grossa palla di pelo miagolante. Cos'è questa roba in ogni caso? Nessuno si ricordava che fosse lì. Il gatto potrebbe arrabbiarsi se gli togliessimo il cavo. Forse è meglio lasciarlo fare. O dovremmo esaminarlo? Esaminalo. Io lo lascerei fare. No, io lo guarderei. Cioè... poi glielo ridai e ci gioca il gatto. Sì, tanto i cavi elettrici con roba che facciano i gatti. Niente, i gatti non sai che hanno parafulmine. Guardalo come chilla il gatto. Abbiamo afferrato il cavo, porta un vecchio camion arrugginito parcheggiato sul vialetto. Quando abbiamo aperto la porta siamo entrati di fronte a due uomini con delle cuffie enormi in testa e sembrano molto sorpresi di vederci. Hanno messo delle cimici nel nostro rifugio quando dormiamo e hanno ascoltato tutto quello che ci siamo detti. Gli abbiamo fatto passare un brutto quarto d'ora e ci siamo camminati verso il bunker. Ma? Sono imbruttiti. Abbiamo imbruttito. Timmy sta per morire di sete. Ci hanno messo le cimici dentro. Mary Jane è ancora stanca, meglio darti un po' di tempo. Sviene in continuazione. Allora, acqua a Mary Jane e acqua a Timmy. Tu vai a posto. La landa desolata è piena di sorprese. Come quel tizio bussa alla nostra porta dicendo di essere disposto a offrire molto in cambio di munizioni decenti. Accettiamo? Quanto molto? Però ci potrebbe. Com'è se con i banditi tutto ci servono le munizioni? Sì, infatti, se no abbiamo il fucile a scarico. Cioè, non abbiamo più il lucchetto. È vero. Comunque, aspetta, ragazzi, perché visto che ogni tanto lo chiedono in live, il risico che abbiamo giocato è su Steam, ma dall'Italia non si può scaricare. Quindi serve utilizzate un VPN. NordVPN, che è anche lo sponsor di questa live. Purtroppo usate, non è lo sponsor della live. Un VPN. E lo scaricate e poi potete giocarlo tranquillamente senza più VPN. Ma per scaricarlo serve. Ted deve bere. Il chilling, sì, ma dai, un po'. Ma sì. Tutti quanti a proteggere la porta, ci sono delle persone dall'altra parte. Fuciliamoli stavolta. Fuciliamoli, vai. Ma l'armonica cosa fa? No. No, sono passate. I suoni e la musica. Sono passate le 10 di sera, puoi sparargli, Totta. Lo dice la legge. Ah, è vero. Vai, spara. Ma veramente così? Sì, sì. È la seconda volta che torno. La prima può essere un errore tutto quanto con Lucchetto. La seconda no, la seconda schiappano. Sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Sto per dire Dolores è sparita. Per questa volta siamo riusciti a difendere la nostra casa, ma se dovessero tornare... Ok, finite le munizioni, ma Sherikov ce ne ha portate altre. Sherikov si è schiantato di faccia contro il muro da cui è caduto un mattone instabile e dietro c'era una scatola di sigari con all'interno delle munizioni. Ok. Buono, buono direi. Timmy deve mangiare qualcosa o gli estira. Vai, vai, taglielo. Meditavamo sul nostro primo pasto senza zuppa di pomodoro quando abbiamo sentito delle grida all'esterno che provenivano da gruppetti sopravvissuti malconci. Non avevano un bel aspetto e non ci ha meravigliato la richiesta di aiuto. Ci hanno chiesto qualcosa. Gli diamo l'acqua. Acqua, sì, diamo un po' d'acqua, sì, sì. Ne abbiamo un botto, sì. Vai, vai. Acquali, acquali. Siamo gentili noi ogni tanto. I banditi non muoiono, ci saranno sempre. Non finché ci saremo noi. I nostri ospiti non riuscivano a trarre le parole per esprimere la gratitudine. Hanno versato lacrime, regalato sorrisi e scambiato abbracci. Poi ci hanno augurato buona fortuna. Bella sensazione quella di aiutare gli altri. Se ne sono andati via poco dopo per cercare di fuggire nelle rovine delle città. Speriamo ce la faccia. Dai. Una coppia di sconosciuti, probabilmente banditi, rovistate nelle macerie della nostra casa. Abbiamo origliato la loro conversazione. Uno parlava di una donna che avevano catturato. E dalla descrizione sembrava Dolores. No! Ci hanno rubato Dolores! Perché la seguivano con... è quella che seguivano da un po', quindi penso di sì. No, la nostra mappa, raga! Ma merda. Quindi è morta? Mi sa. Fuck, adesso Ted dovrà fare sesso con Mary Jane! Wow, Leo, non parlare mai più in questa live, ti prego. Sì, aspetta che vada via lei e vi direi piccolo Timmy come se la passa bene. Ma dai, ci hanno rubato la femmina!
Ma raga, ci hanno rubato la mappa più che altro. Avventurarsi ora potrebbe essere molto pericoloso, quindi pisciamo. Manda Mary Jane. Gli agenti che ci stanno spiando sono alla porta e pare vogliono darci spiegazioni. Dovremmo ascoltare cosa hanno da dirci? Beh, ascoltali, sì. Sì, dai, vai. Magari ci ridanno, dicono, magari ci ridanno. Parlano di Sharikov. Okay, no, quelli erano i banditi. Loro sono di Sharikov. Sì, sono gli snitch. Oh. Sharikov li ha uccisi. Erano degli agenti segreti in carne e ossa e missioni per il governo. Abbiamo visto i loro documenti di entità, giusto per un secondo. Tutu! Non stavano spiando noi, erano interessati al gatto. Ci hanno anche fatto una richiesta e vorrebbero che li aiutassimo in alcune missioni top secret in futuro. Hanno promesso che se lo faremo ci preleveranno da qua e ci porteranno un rifugio con governativo pieno di provviste e ciambelle. Speriamo che tornino presto con altre informazioni. Ted ha fame, ha sete. Timmy deve assolutamente bere. Ok, mi sa che facciamo un po'. Mandiamo fuori. Sì, manda Mary Jane. No, c'è scritto di non andare fuori. Ah, ci sono i banditi nei paraggi, niente. Non si respira in questo anno di rifugio. Nelle ultime due ore la situazione diventa sempre più grave. È probabile che gli impianti di ventilazione sia danneggiato. Si sarà incastrato qualcosa. In caso affermativo, dobbiamo risolvere la situazione al più presto. Giovane del manuale del giovane marmotte. Forza, guarderei magari. O la torcia o il manuale, sì. Non userei la roba lì tossica. No, neanch'io. Manuale, sì. Mi insegna la regola. Bro? Che è successo? È malata. Vabbè, abbiamo un kit. Te l'ho detto che dovevamo mandarla fuori dal cazzo. Per riparare il condotto ci sembra opportuno consultare il nostro manuale. Con tutte quelle indicazioni su come riparare ogni cosa, ci sarà sicuramente un capitolo sugli impianti di ventilazione per bunker nucleari. Ancora prima di riuscire a dare un'occhiata, siamo stati invasi da un gruppo di insetti mutanti inferociti che volavano fuori dal condotto. Le loro punture sono dolorose, a quanto pare fanno venire la febbre. Vabbè, nessuno è mai morto di febbre, dai. Ted deve bere assolutamente. Che faccio, glielo do? Ma sì. Teniamola, sì, dai, tanto finora non abbiamo mai avuto necessità del kit medico, quindi non penso che ci servirà a breve di nuovo. Eccolo! No, non possiamo rischiare di mandare nessuno. Ci sono ancora i banditi. Gli spari ci sono! No, vabbè, ragazzi, ci sono rumori di spari e urla, è Capodanno fuori! Wow, pippiri, pippiri. Giorno 43. Ah, sta un po' meglio la bro. Oggi Timmy si è svegliato sorprendentemente riposato. A quanto pare è stato sufficiente far trovare Ted su un fianco per farlo smettere di bussare. Timmy si sente molto meglio e Ted ha promesso che in futuro dormirà sempre sul fianco. Mary Jane è affamata ma sta bene. Timmy deve mangiare qualcosa o oggi o mai più. Niente, ancora. Ancora spari e urla. Che palle. I banditi sono i banditi. Abbiamo altre munizioni, la trovate Sharikov. Spari. È vero, abbiamo però altre anche munizioni. L'armonica hanno detto che potrebbe funzionare. Sì, ma non lo so, io mi sfido più di un fucile, ho fatto il musicale. mo la prossima per forza l'armonica perché vabbè, la prossima. Ok. Bastando ancora relativamente sul pezzo, bro. Effettivamente, scusa, mi fanno notare che al musicale non c'erano banditi, ma c'erano le armoniche. Quindi forse le armoniche scacciano i banditi. È vero. Fuck, non ci avevo pensato. Oh, oh, il nostro kit medico non serve a nulla, dobbiamo risolvere la cosa. Per qualche strano motivo crediamo di poter usare insetticidi per produrre arti medicinali. Funzionerà? No, mo. Posso giocare di metagame? Dimmi. Questo qua è il 50% che ti dà un kit medico o il 50% che si rompe? E se si rompe? Niente. Vabbè, potremmo provarlo. Per ora no, dai, ancora non c'è nulla. Non c'è mai, ma non l'abbiamo mai usato sto qua. Cioè, in teoria secondo me possiamo usarlo. Non c'è mai apparso, a parte quando sono usciti tutti gli insetti. Quindi penso che si può provare. Kit medico. Sento tornato Dolores. Kit medico. Nice. Chi l'avrebbe mai detto? Kit medico. Timmy ha molta fame. Acqua a Timmy, assolutamente. E acqua a Ted. Ted deve mangiare. E anche Mary Jane deve mangiare. Mary Jane ha fame. Ok, bene. Ma quando arrivano a salvarci? Grazie a un impianto di comunicazione altamente tecnologico, posto a bicchieri di carta e chilometri di spago, gli agenti ci hanno telefonato per darci la prossima missione segreta che presto ci assicurerà un posto nel bunker dei VIP. Vogliono che portiamo a termine la spedizione e che schiamo quello che vedremo nel diario. Facile come bere un bicchiere d'acqua? No? Mary Jane. Mary Jane. Sì, sta benone. Sì, guardala, è un fiore.
Mai visto Mary Jane in condizioni migliori? Sì, sì, condivido. Cioè, Mary Jane è andata. Ciao. Spigna in botto. Il gatto sta, continua a chillare un botto, il bro. Sì, sì, il gatto è proprio anche bello chonky. Abbiamo accettato volentieri soddisfare la loro richiesta. Ci hanno ringraziato per aver fatto i nostri recivi, che ci hanno preso e sarebbero ritornati presto con altre informazioni. Ted ha bisogno di bere. Madonna, che comodo è Bert essere parte del patriarcato, che stiamo tranquilli lì mentre le femmine fanno il resto. Oh. Quando abbiamo cambiato il canale della radio siamo incappati in un segnale strano. Siamo piuttosto sicuri che oltre alle interferenze e le urla tremende abbiamo sentito una voce. Una voce che parlava una lingua straniera. I sovietici! Cielo. Ascoltiamo i sovietici. Vai, vai. Mariana. Sì, secondo me tra un po' dobbiamo mandare qualcuno fuori, siamo senza cibo. Ah, sì. Timmy. All'inizio abbiamo provato sollievo quando abbiamo capito che non si trattava dei sovietici. A quanto pare sono i canadesi. No, pure peggio! Timmy deve mangiare Timmy qualcosa, deve mangiare. Oggi o mai più. Fallo mangiare. Dagli cibo. Sì, sì. No, un non coniglio. Siamo soli, sembra ci sia un coniglio enorme e peloso nascosto dei tubi. A volte tira fuori la testa e fissa un sguardo famelico e non si mise le scorte cibo. Non possiamo permettere che si ruba il cibo. Se ci ruba il cibo è andata. Se rompiamo il fucile rido fino a dopodomani. Probabile. Vabbè. Vai, vai. Se prendiamo il cibo è peggio. Per i banditi abbiamo l'armonica. Tururu. È andato. Vabbè, palese. Ted ha fame. Provviste. No. Beh, affari loro. Eccolo. Monica. Oh no. Faccio io, tranquilli. Vai. Vai. Che bello che non si sente. Si è sentito un leggero pi? Ho sentito degli spari. Oh. Ma è tornata la bro. È stata l'armonica. Hanno abbassato le armi e versato lacrime. Colti di sorpresa dalla bellezza della nostra musica, ci lasceranno vivere. Oggi. Ve l'ho detto, ve l'ho detto! La missione di ricognizione è stata una faccenda rischiosa. Siamo dovuti passare per quartieri che erano pericolosi anche in tempi migliori. La zona era piena di bande di cani e gatti mutanti che combattevano tra loro armati fino ai denti. Siamo riusciti a uscirne vivi per un pelo, ma gli agenti sembrano apprezzare i nostri sforzi. Speriamo che valga la pena eseguire queste missioni. A nostro secchio servirebbe proprio una miglioria. E ci aspettiamo il rifugio governativo. Abbia un bagno fantastico. Magari anche una vasca idromassaggio. Ted ha fame e sete. Mary Jane deve assolutamente mangiare. Vogliono cagare. Vogliono cagare nella vasca idromassaggio? Comprensibile. Tu non lo fai mai, Leo? Perché con le bolle poi è un po' un casino. Che faccio? Ridò il medikit a Mary Jane? Sì, sì, perché dai, è stata brava. Ah. Tanto Timmy adesso se ne va. Già, anda Timmy. È pieno di ottimismo anche. Prepara. La claustrofobia è difficile da combattere, specialmente in un bunker così piccolo e caotico. Se potessimo soltanto aprire la porta per qualche minuto, far entrare un po' d'aria. No, assolutamente sembra una cosa sbagliatissima da come è posta. Da come porta. Tenere la porta chiusa è la scelta migliore, ma la tensione cresce. Timmy ha molta fame, Ted sembra avere un piede nella fossa, deve mangiare e bere. Le ferite Mary Jane sono state medicate, dovrebbe mangiare qualcosa. Okay. Vai Timmy, scelgo te. La maschera non serve a niente al momento. Allora boh, nulla. Le mani nude. Nulla. Ma sì, dai che vinciamo. Cazzo, 51esimo giorno. Timmy è andato là fuori, speriamo che se la cavi. Non so cosa faremmo senza di lui. Mary Jane affiamata, Ted pure. No, va attaccata al cazzo, raga, cioè, ve lo dico. Sì, troppo cibo. Non è nel momento né il luogo migliore per fare progetti per il futuro, ma è più forte di noi. Ci chiediamo tutto il tempo cosa fare di fronte a questa situazione disperata. La nostra casa sarà ancora in piedi, oppure dovremmo spostarci in un luogo abbandonato da Dio come Toronto. Cos'è questo odio verso i canadesi? Ce l'hanno con i canadesi. Grazie Forza Napoli per il Prime, Forza Napoli! Ma poi tra parentesi parlando della casa, prima c'erano i banditi tra le macerie della casa, quindi cioè, non penso che ci sia granché. Infatti, effettivamente. Sento un maiale. Scusa, va bene, sto zitto allora. Ted ha fame, Mary Jane deve mangiare. No more food. Disidrata anche, ok, vai. No bene. Di nuovo il potere della musica. Oh mio Dio. Ma quante volte tornano? Oh, sento qualcuno bussare. Oh no. Era una cacofonia di suoni tremendi. Perso la... Ok, perché non ho suonato io stavolta. Ah, ok, vabbè, dai, capito.
Dopo il successo dell'ultima missione, Dante si è affidabile che gli agenti del torneo con altri richiesto. Dobbiamo essere generosi e fornire un paio di barattoli di zuppa o qualche bottiglia d'acqua per un agente sul campo. Ah, fuck! Sto essere cazzo proprio. Cazzo, ragazzi. No, non abbiamo, non possiamo proprio. No. Mi spiace. Fuck! Unlucky, bro. Il gatto chilla un botto. Aspettate, mi schiettedo. Bravo Leo, bevi la Coca-Cola. No, è te. E stai bevendo me, ok. È il tè Pompadour. Ah, madonna che traiardata sta partita, è lunghissima. Ok, scusatemi. Non gliene daremo altre, per me una stavolta. Merigiene affamata, Ted ha un piede nella fossa. Ok, Ted puoi mangiare e bere. Sì, tutto. E te, basta. Lei è stata a carcazzo. Ci manca la nostra vecchia vita, grazie a cazzo. Da quant'è che sono in 55 giorni, madonna. Ma Timmy intanto? Ogni tanto fa bene perdersi nei bei ricordi. Mary Jane è piuttosto affamata e ha sete. Ti do l'acqua, bro. Tanto acqua ne abbiamo ancora un po', posso permetterlo. Di certo uno non si aspetta che una banda di persone vestite di verde si presenti alla porta dichiarando di prendere ai ricchi per donare ai poveri. Invece è successo a noi. Dobbiamo Noi siamo effettivamente poveri. Noi siamo poveri, vai. Vai, veramente? Sì, non succederà che succeda nulla di male. Fra un po' tornano i banditi, quindi... Oh no. Ok. Siamo poveri? Cosa è successo? Oh, ci hanno dato un medikit. Ci hanno dato un kit medico. Oh! Mary Jane non ha più sete e sta morendo di fame, quindi Mary Jane ti meriti del cibo. Siamo poveri! Ci hanno attaccato. Ci attacchiamo al cazzo. E mo? Sì. Vediamo. Cazzo. Sì, è probabile. Se non ci ammazzano. Addio, ragazzi, è stato bello. Senza spari. No! Ci hanno rubato l'altra femmina! E niente. Ma invece prende le nostre provviste e hanno afferrato Mary Jane. Oh, scialla! Cioè, meglio, sincero! Allora, Mary Jane, ora imparerai il termine on a hall e sarà molto Dio, triste Leo. Per te. E... Però, buona vita! Ti daranno da mangiare per un sacco di roba. Abbiamo trovato degli strani funghi che crescevano su una delle pareti. Li assaggiamo? No. Sì. No, vabbè. No, Ted. Però abbiamo un medikit, Ah. Mi spiace. Oh, è rientrato qualcuno? Timmy? Uè. Non ha portato niente. Non ha portato un cazzo, Timmy. Ma? Non ha portato nulla. Ma dai, che figlio di puttana. Serve un cazzo. No, non si merita nulla. Lascialo morire, sto coglione. No, che gli dai le robe? E del cibo? Non se lo merita. Sto cretino. Che bastardo. Vai, mandiamo fuori Ted. No, se muore Ted abbiamo finito. E se non abbiamo più cibo perdiamo comunque. E gli agenti sono tornati di nuovo. Vai avanti. Proviamo fino all'ultimo. Al massimo ci rubano Timmy per stuprarlo. Abbiamo ancora due possibilità. Guarda il Sigma Mail del rifugio. Gli daremo altre per una stavolta. Ted sembra con piede nella fossa. Deve mangiare. Acqua. Ok, Ted. Deve mangiare entrambi, raga. Vai. Finché Timmy non si riposa, La situazione è disperata. Provviste scarseggiano. Se non vadiamo noi stessi, che altro lo farà? Sappiamo per certo che la botola del rifugio ai nostri vicini aveva la serratura sempre rotta e che al suo interno possono esserci le provviste. Sì, andiamo. Vai, prova. Sì, ammazziamo i vicini dopo i vecchi. Oh, uno sparo. No. Timmy? Ok. C'abbiamo tutto. Ari, abbiamo ripreso un lucchetto, dai. Ma scusa, ha detto che la serratura era rotta, l'unica cosa che portiamo a casa è un lucchetto. Timmy continua ad addormentarsi, deve bere. Ok. Madonna, Timmy, che inutile che sei stato. Timmy è veramente inutile forte. Mamma mia. Oh, chiudi. Lucchetto. Lucchetta lì. Ah, Timmy, il tuo anno è salvo per adesso. Leo? Bro, hanno rubato Mary Jane e Dolores. Secondo te cosa ci stanno facendo? Giocano a carte? Niente. Che palle. Sai che Timmy è sempre stato vivace. Un rifugio è di certo un luogo migliore per un ragazzo che era solito correre fino a perdere il fiato. Gli manca molto correre libero. Ci ha chiesto di andare in superficie anche solo per un po', ma mi sembra molto pericoloso e irresponsabile. Lo mandiamo. Ma mandalo, ma che cazzo no, me lo fa? Sì. Manda raga, sto ma cretino. No, ma muore se lo mandiamo, raga, dai.
Siamo al 61, siamo senza provviste. Mandalo. O la gira e trova qualcosa o abbiamo perso. Ci moriamo di fame se non... Ma piuttosto lo facciamo riposare e lo mandiamo in spedizione. No, mandalo. Ce ne vuole prima che riposa. Dai, vai, corri. Massimo corri in autostrada. Muore. Ok. Cosa ha detto? Non ho capito. Deve mangiare tanto. Ma Timmy? È uscito. Ah, ok. Dopo tutti i giorni passati qui non sono di certo pulite e fresche, non profumo di violetta. Per niente ora non riusciamo proprio più a resistere. Perché non ci laviamo? Maschera. Ma sei così da solo, bro. Cioè, non sentire il tuo di odore. Oh, qualcuno bussa? Tornato Timmy. Sì. È divertito un sacco. Quel che non ti uccide ti fortifica. Eravamo così preoccupati per Timmy, ma è riuscito a tornare e ora è al sicuro con noi. Ted sembrava in piena fossa ed immediatamente bere qualcosa. Ti diamo da bere senza problemi. Mamma mia. Spedizione. Dobbiamo andare, bro. Se ci vuole Ted è andata. Aspettiamo ancora l'ultima. L'ultimo da mangiare lo diamo a Ted. Timmy si fotte e vediamo come va. Timmy, ci spiace. Oh. Niente. Andiamo avanti così. Andiamo avanti così di... Oh no. Porca troia. Dai da mangiare a Ted prima che se lo rubano loro. Sì. Sì, dagli tutto a Ted e Timmy. Ciao Timmy. È stato bello. Gli do l'acqua. Mancherai. Ma cosa l'acqua che... Ma no, adesso no, no. Lo rubano Timmy. Ah, rubano Timmy, dici? È probabile, hanno rubato Mary Jane prima. Ma perché non abbiamo preso le provviste? Prepara la spedizione per domani di Ted. Se no, tanto. Ma se la preparo e ora rubano Ted, domani devo per forza mandare cosa. E tanto cosa fai se no lo lasci lì a morire? Ma se no non lo mandi, è buona. Oh, no. Fuck. No, l'abbiamo perso. Ah, ci hanno inculato Ted. Unlucky, bro. Oh. Già. Timmy non è più piaciuto giusto, ma adesso non parla d'altro, deve avere molta fame. Noi non ce l'abbiamo perso, sono le nostre ultime parole. No. Ma che palle. Oh, vabbè, però 62 giorni e abbiamo finito alle 20:58. Questo gioco sapeva doveva andare a giocare a Monopoly, cazzo. Unlucky, bro. Ma qui Timmy e Sharikov Avranno fatto caldo sesso gli ultimi istanti della loro vita. Comunque mi ricordo partite in cui Steppy vinceva il giorno 40. Sì, e noi siamo arrivati al 65. Ma cosa grazie dobbiamo Enderinac. Fare? Grazie, cioè... Enderinac. Non ho idea. Termina l'avventura. Oh, 62 giorni senza segarsi. Allora, mi permetto di dissentire. Il timone atomico si chiama. Razionare meglio il cibo, è colpa di Mary Jane. Affanculo. È sempre.